un incontro sul modo di scrivere di tecnologie, perché l'argomento tecnologico è diventato oggi, diciamo, un tema che deve essere trattato non più come una volta dal giornalista tecnico, cioè dal giornalista che si occupava soltanto di informatica, ma anche da soggetti che si trovano a fare, ad esempio, cronaca politica, giornalisti che si occupano di economia. Ad esempio, Arianna mi sta inseguendo in queste ore perché vorrebbe un articolo da me sulla corretta definizione di hacker, dopo gli episodi di questi giorni di attacchi, presunti attacchi hacker a caselle di posta elettronica o a siti web o ad altro. Allora abbiamo deciso di fare un incontro che vi spieghi un po', a chi di voi è interessato, soprattutto ai giovani giornalisti che ci sono, qual è il modo corretto di scrivere, il modo secondo me corretto di scrivere di tecnologia. E i due termini che ho usato mi sembravano un po' più carini, sono internet assassina, che si legge spesso in giro, o internet pedofila, dipende, e il popolo della rete. Già vi dicevo stamattina, questa entità strana che dovrebbe dare una sorta di parere o di coscienza elettronica. L'idea alla base di questo incontro è stata quella di analizzare, cosa che ho già fatto, non facciamo qui, decine e decine di articoli, quasi 80, che sono apparsi su quotidiani offline e online, che avevano ad oggetto temi tecnologici. Sono articoli, vi dicevo, che ormai si leggono quotidianamente. Ho fatto anche una ricerca nei database di Corriere.it, La Repubblica, La Stampa, così, dando come voci di ricerca internet, hacker, crimini informatici, Facebook, Twitter e pedofilia. Perché pedofilia? Perché pedofilia, sapete che c'è un'associazione molto, molto comune tra tecnologia e internet come regno dei pedofili. Non è questa una lezione di stile, nel senso che il vostro modo di scrivere, il vostro stile sono personali, non è questo il fine dell'incontro, non è un incontro dell'Accademia della Crusca dove parliamo di come scrivere bene. Il fine è quello di comprendere se il modo in cui sono riportate, citate o tradotte le questioni tecnologiche sia corretto o meno dal punto di vista oggettivo, cioè un'analisi lucida. Più la questione è complessa, più diventa difficile descriverla, anche perché l'articolo deve essere preciso, però ricordatevi che una delle difficoltà più comuni del giornalista tecnologico è quello di rendere affascinanti delle cose che in realtà sono tra le più grigie che esistano e tra le più noiose che esistano. Non è facile rendere affascinante, che ne so, la cancellazione di un file da un computer. Hai voglia di fare l'Hemingway o il poeta, però a un certo punto hai dei limiti. Però è anche vero che è un articolo affascinante, un articolo viene letto se è puntuale, affascinante, preciso. E quindi abbiamo la necessità di conciliare queste esigenze. Deve essere preciso, non deve scrivere cose scorrette, ma deve essere anche intrigante, appealing in un certo senso. Tenete anche presente che oggi scrivere di tecnologia non è più un mestiere di nicchia, perché? Perché una volta il giornalista tecnologico era relegato a scrivere nelle ultime pagine dei quotidiani o in alcuni spazi. Oggi, se fate caso, tutti i giorni, nella prima pagina ovviamente online, ma anche nelle prime 5 pagine del quotidiano che voi leggete, penso a Repubblica, al Corriere o quello che volete, alla Stampa, guardate e vedrete che nelle prime 5 pagine c'è comunque una questione tecnologica. Oggi lo sapete meglio di me, sono soprattutto questioni correlate alla politica, ai movimenti politici, alla protesta, però può riguardare la criminalità, può riguardare l'economia, può riguardare il diritto amministrativo e l'agenda digitale. Quindi non è più un tema, che viene trattato occasionalmente. Oggi un giovane giornalista, un giornalista che lavora, prima o poi si deve occupare di tecnologia. Io sono anche abbastanza convinto che non siano argomenti neutri. Cioè che come voi la trattate la tecnologia, così la tecnologia viene appresa, assorbita da chi legge. E quindi si possono fare molti danni riportando degli eventi tecnologici in maniera sbagliata. Molti danni intendo cattive interpretazioni, si crea violazione della privacy di determinate persone, si fomentano determinati comportamenti. Quindi è un tema oggi nella società tecnologica che non è più neutro. Come voi lo scrivete ha un determinato effetto. Il caso classico, non c'è bisogno di dirlo, è la demonizzazione del termine hacker.
Questo è il caso più clamoroso probabilmente nel giornalismo più recente. Il termine hacker, vedremo, nato come, con origini nobili, che indicava particolari competenze informatiche, gente curiosa, gente che ha fatto la storia dell'informatica, oggi, ma anche in questi giorni, vedete, è stato degradato a comportamenti criminali. Una delle cose che insegno ai miei studenti è di usare il termine hacker quando va usato, altrimenti si usa il termine criminale. Criminale informatico. Chi viola la casella di posta elettronica privata di un soggetto e mette in rete le 3.000 mail di un soggetto è un criminale informatico. Perché? Perché nel nostro ordinamento ha commesso almeno 3 reati. Il trattamento illecito dei dati, l'accesso abusivo a un sistema informatico telematico, il 614 del codice penale che è la violazione di corrispondenza, e se ci aggiungete il reato di estorsione, quando uno minaccia una conseguenza se non viene tenuto, cioè un certo, sono 4 reati. Che cosa ha a che fare un comportamento di questo tipo con l'hacking? Solo perché uno dice è stato fatto da un gruppo di hacker anonimi, gli hacker del PD o non so chi, che, ma stia scherzando, cioè chi conosce la storia dell'hacking e la cultura hacker sa che quel termine va utilizzato, non è perché uno dice di essere un hacker che allora tutti i giornalisti riportano, che voglio dire, se domani mattina Brunetta rilascia una dichiarazione, tira fuori 4 BlackBerry, li usa contemporaneamente con pollice opponibile e i 2 piedi e dice vedete sono un hacker, diventa un hacker. Allora, purtroppo oggi molti termini, se utilizzati in un contesto non corretto, vengono fraintesi. Tenete presente che il termine hacker viene da 20 anni in cui ha preso delle gran mazzate perché si è confuso subito dopo gli anni 80 e anni 90 con il concetto di criminalità informatica, come già vi è stato detto. Quindi è già un termine che è abbastanza pericoloso da usare perché già nel sentore comune parlare di hacker vi dà subito l'idea oscura, il lato oscuro dell'hacking, non il lato bello. Si può creare un allarmismo ingiustificato, si può creare paura anche a livelli importanti, penso paura nel legislatore. Noi in Italia abbiamo una tradizione di leggi che riguardano la tecnologia, lo dicevo anche l'anno scorso, che se voi le analizzate sono mosse da paura. La legge sulla pirateria del software con delle sanzioni elevatissime. C'è un disegno di legge di Gabriella Carlucci, se lo cercate ancora nel nostro sito internet del governo, che vorrebbe rimuovere o abolire l'anonimato. Ciò porta a un quadro liberticida, cioè ciò porta a disegnare un panorama normativo che non protegge le tecnologie, non garantisce una grande espansione, ma è connotato da una limitazione dei diritti di libertà. E questo è anche molto motivato da come si scrivono le cose. Quanti sono i giornalisti in sala? Pochi, uno, due, no, un po', ok. Allora, io analizzando questi, premetto che non vogliono essere critiche queste slide nel mio intervento, ma è costruttivo, non è distruttivo. Però analizzando questi articoli ho trovato almeno 5 errori clamorosi. Il primo errore che di solito viene fatto è la mancata comprensione dell'aspetto tecnologico elementare. Cioè succede un fatto, viene arrestato un soggetto perché su Facebook adescava minori, in quel momento in redazione di turno c'è un soggetto cui manca anche la nozione elementare del fatto descritto. Cioè capite proprio che di Facebook non ha la minima idea di che cosa sia, confonde la messaggistica con la chat, confonde le tipologie di indagini. Quindi in alcuni casi ho trovato proprio la mancata comprensione dell'aspetto tecnologico elementare, cosa che penso non vi riguardi perché penso che tutti voi, abituati magari come siete e a frequentare questo festival e usare delle tecnologie, almeno l'aspetto elementare, la differenza tra una chat, un sistema di messaggistica istantanea, l'uso di strumenti come Tor, Facebook, la chat, Twitter, ok. Secondo errore che ho notato nell'analisi di questi articoli: a molti piace enfatizzare dolosamente, cioè lo fanno proprio volontariamente, quegli aspetti tecnologici che sono o criminali o comunque che sono di grande appeal per il pubblico. Cioè il pedofilo che viene
catturato mentre chattava su internet dà una connotazione di internet e della chat che molti giornalisti enfatizzano perché è piacevole portare terrore, pericolo e allarme su, mentre magari quello stesso giorno sono stati arrestati altri 20 pedofili non su internet ma davanti alle scuole e davanti ai cinema, però non hanno più quell'appeal che ha il lato oscuro della tecnologia. Allora molte volte un mail bombing diventa un attacco terroristico, un invio di 20 mail a un politico da parte di uno che protesta diventa una cyberguerra, una cyberwar e così via. Cioè si enfatizza dolosamente un aspetto tecnologico vero per renderlo più suggestivo, più clamoroso, e mi insegnate che se si comincia a fare la gara delle cose più clamorose non si finisce più. Ok? Perché uno parte, l'altro tira il carico ancora più alto. Altri errori che ho notato: un'eccessiva semplificazione, però secondo me la semplificazione è giusta, cioè nostro compito è quello di semplificare quando scriviamo di tecnologie, perché sono spesso concetti complessi, però un'eccessiva semplificazione porta poi a travisare la realtà, cioè a dare un'idea della tecnologia che non è reale, ed è secondo me una delle parti più difficili, semplificare ma mantenendo un rigore, un rigore con riferimento alla natura della tecnologia. Noto degli articoli che sono delle clamorose errate traduzioni dall'inglese. Esce la notizia su, che ne so, Wired americano, oggi sapete con internet possiamo avere immediatamente l'articolo in inglese, si traduce ma si traducono termini, considerazioni o concetti sbagliati, perché è una traduzione senza conoscere la tecnologia, e anche questi ne ho trovati molti. Poi ho trovato l'invenzione di termini o concetti che non esistono nel mondo informatico, cioè la fantasia del giornalista che porta non solo a coniare termini come hackerare oppure o simili, ma anche a creare la possibilità di tecnologie, a ipotizzare scenari che non si sono mai realizzati, però si potrebbero realizzare, che però non sono corretti. Io mi iniziai a occupare di criminalità informatica ormai da tanto, nel 93, cominciarono in Italia le prime indagini sulla pirateria del software. Questo è il primo articolo in assoluto che ha annunciato la grande caccia in Italia ai pirati del software, perché allora in Italia la criminalità informatica era soprattutto pirateria del software. L'ho recuperato, Gazzetta del Mezzogiorno, 15 maggio 94. Allora, il titolo: nuovo business malavitoso, prima grande inchiesta giudiziaria in Italia sui crimini informatici. Ok? Abbastanza neutro. La piovra del malaffare si aggiorna e scopre nuovi filoni d'oro. I militari hanno individuato una fitta rete di persone fisiche e giuridiche dedita alla duplicazione e alla spendita abusiva di software e di potenti virus. La duplicazione e la vendita di potenti virus. Ok? Già questo suona strano. Per un giro d'affari di centinaia di milioni di lire. I predoni del computer imperversano. Già qui il giornalista si lascia andare, vedete, predoni del computer, dall'idea dei pirati, pirati dei Caraibi. No? Possono sottrarre dai conti delle industrie cifre da capogiro. L'hanno mai fatto. Ordinare al computer rimborsi IVA non dovuti. Io in vita mia un hacker che ha ordinato, un criminale che ha ordinato rimborsi IVA non dovuti. Trasferire somme di denaro da un conto all'altro, lanciare allarmi inesistenti alle catene militari di difesa in Italia, che hanno i Commodore 64 con cui preparano la cyber war contro la Corea del Nord, e spesso, sempre più spesso, le gesta degli hacker non vengono rese note per evitare un contagio di massa. Allora, questo è l'articolo, li ho presi tutti gli articoli che vi farò vedere, li ho presi letterali. Che tono ha questo articolo? Voi siete giornalisti, penso che lo possiate capire. Era la prima indagine sulla criminalità informatica. Sembra in Italia, siamo, vi dicevo, nel maggio del 94, 2004, 20 anni sono passati.
Era probabilmente una velina passata dagli agenti delle forze dell'ordine, cioè dalla Guardia di Finanza che allora stava indagando, però vedete che in 3, 6, 9, in 11 righe si crea il terrore. E si crea il terrore anche inventando dei comportamenti. Dimmi, Claudio. Sì, sì, c'era un momento di pressione politica enorme in Italia e si puntava a terrorizzare le persone, perché il terrorizzare giustificava indagini con decine e decine di arrestati e giustificava delle sanzioni, la legge sulla criminalità informatica del 93, che erano altissime. Si rischiava di più con la criminalità informatica che con l'omicidio colposo, ad esempio. Però leggete il tono di questo articolo, cioè in 13 righe, allora, vi dico le cose assolutamente campate in aria, poi se qualcuno mi vuol smentire, allora... Ordinare al computer rimborsi IVA non dovuti, mai visto in vita mia. Allarmi inesistenti alle catene militari italiane di difesa, mi sembra una cosa presa da War Games o dalle minacce americane, ma e così via. I predoni del computer, vendita abusiva di potenti virus, Claudio se lo ricorderà, i crackdown del 93-94 riguardavano software duplicato abusivamente di solito e che circolava anche nelle BBS così, ma diffusione e vendita di potenti virus, se uno voleva comprare un virus nel 93-94 non so dove lo potesse comprare, e le gesta degli hacker non vengono rese note per evitare un contagio di massa. Sembra The Following, non so se seguite la serie di The Following, il contagio di massa che gli hacker, passandoci la voce, è come dice il vostro collega, magari a 20 anni dopo un articolo di questo tipo, togliendo sempre i rimborsi IVA che si vede, secondo me era un giornalista che ce l'aveva col suo commercialista, che magari gli aveva sbagliato qualche rimborso IVA o fatto pagare le tasse. Tra l'altro, qual era il periodo? Il periodo era maggio, quindi dichiarazione dei redditi. Ha detto: ci metto il rimborso IVA anche. Però ha ragione il vostro collega. Letto adesso, forse i virus circolano e si possono comprare. Però allora faceva un po' sorridere. Faceva sorridere l'approccio terroristico. E se lo vogliamo guardare in un'ottica critica, ci sono tanti errori in questo. Tanti errori, perché sono cose che non potete documentare. Se tu mi scrivi che ci sono stati casi di allarmi inesistenti alle catene militari di difesa, io li voglio vedere adesso, cioè dimmi dove. Come se io mi fossi presentato qua dicendo: è uscito un articolo nel 94 così, voi mi dicevate: davvero? Sì. Andiamo avanti. Le slide che poi ve le lascio, se voi copiate e incollate in Google esattamente le frasi, io le ho prese pari pari dagli esempi che ho analizzato. Non ho scritto ogni volta il quotidiano perché mi sembrava, tranne la Gazzetta del Mezzogiorno, che non so se c'è qualcuno della Gazzetta del Mezzogiorno, però li trovate nei maggiori quotidiani su web. Basta che fate il copia e incolla esatto delle frasi, perché le ho prese così come sono, lasciando anche gli errori. Allora, si è diffusa questa espressione, questo mantra: il popolo del web. Il popolo di internet, il popolo di Twitter, i seguaci di Twitter, i seguaci del web, lo spirito del web. Ne ho trovate decine e decine, lo potete immaginare. Ve ne ho scelta una, recente, questo penso che fosse o Repubblica o il Corriere, uno dei due. D'altra parte il dubbio che sia stato il popolo del web a fiocinare la candidatura di Franco Marini prima e quella di Romano Prodi poi ha sfiorato più di qualcuno. Che cosa vuol dire il popolo del web? Per noi tecnici non vuol dire assolutamente niente, non esiste un popolo del web. Magari il giornalista, se avesse scritto il dubbio che alcune mail o alcuni messaggi ricevuti da iscritti al partito che hanno comunicato la loro divergenza sulla scelta, può aver, però, cioè, come si fa? Intanto vorrei sapere come si fa ad ascoltare il popolo del web. Si fa stando su Facebook e guardando i vostri amici o i vostri contatti su Twitter? Quello non è il popolo del web. Sono singoli che sono su internet e ognuno ha il suo parere. E quindi noi siamo molto critici quando vediamo frasi di questo tipo. Fa molto figo scrivere che su internet si possono trovare le formule per costruirsi bombe da soli, per organizzarsi il proprio suicidio da soli, per avvelenare la maestra a scuola e altro su internet, come se non ci fossero nella biblioteca comunale del vostro paese. Se voi andate, non so se lo sapete, se voi andate nella biblioteca comunale del vostro paese potete liberamente prendere
in prestito libri su come si fabbricano le bombe o libri su come funzionano i veleni o altro, però nessuno nelle biblioteche, soprattutto scientifiche, si lamenta, mentre internet è il regno delle ricette fai da te, no? Come c'è la torta di carota fatta dalla Parodi, così la bomba carta modello Boston. E proprio in seguito a Boston, leggevo questo articolo nei giorni scorsi, è vero che sul web ci sono molte formule e istruzioni, però poi il giornalista ha paura, dice cavoli, non posso scrivere che sul web si trovano le istruzioni per fare le bombe, perché sennò vado nei guai, allora smussiamo, però sono incomplete e alcune anche sbagliate di proposito per ostacolare il compito ai terroristi fai da te. Non so, secondo me è più difficile trovare delle, cioè è più difficile trovare delle istruzioni sbagliate di proposito o incomplete che trovare delle istruzioni reali su come fare le bombe. È vero, su internet ci sono istruzioni su come suicidarsi, su come fare le bombe, su come fare dei veleni, ma perché internet è semplicemente la copia della nostra società e quelle informazioni le trovate anche se vi leggete un libro di un soggetto che descrive il suo suicidio o se andate nella biblioteca comunale, vi dicevo, e comprate il libro dei veleni o dei veleni con le erbe. Però internet, il web, ci possono arrivare tutti, quindi si trovano le istruzioni per fare le bombe. Anche questa è una notizia che noi, un po' critici, quando l'abbiamo letta ci ha fatto storcere un po' il naso. Gazzetta di Modena, questo penso che fosse una truffa via internet. I militari si sono subito messi all'opera, hanno scandagliato il sito internet, hanno cercato riscontri sulla venditrice di telefoni, hanno provveduto a denunciarla. Scandagliato il sito internet, si sono collegati al sito della presunta truffatrice e hanno analizzato i contenuti che c'erano. Però lo scandagliare, sapete perché? Vi dà l'idea della profondità, dell'oscurità, del deep web, il web profondo, dove voi pensate che internet sia a strati, per cui per scoprire un certo comportamento bisogna scandagliare il web. Ok? Ok. Qui ho trovato il phishing senza il PH. Nel complesso, l'annata 2012 si presenta con un mix di raggiri vecchio stile e nuovi e creativi tranelli. Nella prima categoria va sicuramente il fenomeno del phishing, semplice furto di informazioni personali sensibili attraverso una marea di tecniche diverse. E qui è giusto, ok? Il canale privilegiato per questo tipo di truffe resta sempre internet, ma di recente sono stati segnalati alcuni casi per posta celere. Allora, una truffa, il phishing per posta celere, anche questa è una cosa che mi mancava, e anzi sto facendo analisi per cercare di capire come si fa, è abbastanza divertente. Qui c'è stata una corretta, si riporta in maniera scorretta un termine, ad esempio. Altro articolo di terrorismo, questo è attuale, di qualche giorno fa. Hanno fatto un incontro in una scuola del Modenese, dove la polizia spiegava ai ragazzini che cosa fare e non fare su internet. E la polizia, come sapete, quando va a fare questi incontri di formazione con i ragazzini, non ha un approccio di solito molto rassicurante, tende a spaventarli, perché spaventandoli pensa di ottenere il risultato di tenerli lontano. In questo caso il giornalista riporta la comunicazione, allora, il giornalista riporta l'incontro della polizia a scuola dei bambini con i toni che ha usato. Studenti delle scuole superiori a scuola di internet. O meglio, lezioni di guida sicura lungo le infinite strade, stradine e autostrade della grande rete. Strade, stradine, autostrade, non so, internet io la conosco un po', però. Dai social network alla spada di Damocle del pedofilo sempre in agguato. Notoriamente sapete che voi come entrate in internet c'è un pedofilo in agguato, dopo 3 mesi vi sta aspettando. Dalla violazione della privacy all'utilizzo di Emule o di altri programmi per la condivisione dei file, dalla chiavetta USB con una compilation fai da te di canzoni, che male c'è farsi una chiavetta USB con una compilation fai da te di canzoni, alle multe, ai sequestri e alle possibili condanne penali. Ho lasciato l'errore, vi ho detto, ho riportato anche gli errori che c'erano. Allora, questo articolo di una settimana fa non è molto diverso come tono da quello della Gazzetta del Mezzogiorno.
Cioè, chi legge, il genitore che legge dell'incontro che il figlio ha avuto a scuola, non pensa che il figlio stia per collegarsi a internet, sembra che stia per andare in guerra o comunque che debba affrontare una prova. Per l'amor di Dio, molte delle cose indicate, dei pericoli indicati ci sono, però guardate, lezioni di guida sicura, il pedofilo sempre in agguato, violiamo la privacy, sbagli se usi Emule o se ti fai la chiavetta USB con le canzoni perché rischi della multa, delle multe, possibili condanne penali, sequestri, cosa ci rimane? Manca che ti dicano che non ti puoi collegare a YouPorn, poi dopo, cioè alla fine il quadro è completo, non puoi fare assolutamente nulla. Ieri mattina in questura i ragazzi dell'IT Da Vinci di Carpi hanno scoperto, pensate che bella giornatina che hanno avuto questi ragazzi, hanno scoperto tra l'altro come ogni singolo file piratato porti a un'ammenda da 140 euro. Quindi tutti i ragazzini hanno fatto subito il conto di quanti file MP3 avevano nel loro iPod o sul loro computer e hanno moltiplicato per 140 euro ciascuno. Hanno scoperto che tenendo internet aperto, ovvero lasciando che il programma per scaricare proceda senza interruzione per raggiungere alla condivisione completa di numerosi file, sia facile incappare in immagini, in fotografie, in filmati pedoporno. Se lasciate internet aperto rischiate di incappare in immagini pedoporno. Bisogna informare un adulto, denunciare il fatto e le modalità di come si è incappati in quel file. Lasciandolo si rischia il reato di condivisione. Non è vero, c'è il reato di condivisione di materiale pedopornografico, ma deve essere volontario, perché è richiesto il dolo nel nostro codice penale. Okay? Bisogna essere consapevoli. Cancellandolo e basta, non si annulla la traccia telematica. A distanza di tempo è possibile essere scoperti. Pensate che mattina hanno avuto questi ragazzi, tutti contenti, invece che spiegare come internet può cambiare il mondo, il giornalismo partecipativo, le nuove modalità di scrittura, il fatto che per loro sarà uno strumento nel loro futuro che cambierà ancora di più la loro vita, le possibilità di cultura vastissime, si vedono arrivare questi che cominciano a dire: attenti ai pedofili, vi multano 140 euro per ogni MP3 che avete. Attenzione ai pedoporno che basta lasciare internet aperta, attenzione al reato di condivisione, anche se cancellate quello che avete fatto, quindi non fatelo, perché se anche lo cancellate si recupera. Anche questo è un quadro abbastanza strano. Se anche si è distrutto, perché continua poi la mattinata, è stata una mattinata lunga per quei ragazzi e il giornale l'ha riportata fedelmente. Se anche si è distrutto tutto, distrutto, già il termine distrutto, cambiato PC e quant'altro, la traccia che riporta l'indirizzo ID, in realtà l'indirizzo IP voleva scrivere probabilmente, tra l'altro P e D non sono neanche vicine nella tastiera, quindi è uno dei casi classici dove non potete dire che vi siete sbagliati a DG, che volevate scrivere IP, ma ID, ma qui ID è proprio un fraintendimento. La traccia che riporta l'indirizzo ID non si può cancellare. E poi qui c'è una cosa secondo me esilarante, l'endorsement da parte delle forze di polizia dei torrent, perché dice che sono meglio di Emule. Mi ricorda a un corso per le investigazioni digitali a Milano che venne questo poliziotto che rassicurò, si parlava di pedopornografia e disse chiaramente: no, un poliziotto ai miei studenti disse: no, a YouPorn vi potete collegare perché c'è una verifica alla fonte e filmati video pornografici, pedopornografici su YouPorn di solito non ci sono. Allora un mio studente alzò la mano e mi scusi, ma allora la polizia postale fa l'endorsement di YouPorn come strumento, diciamo, certificato. Qui è un po' la stessa cosa. Emule, meglio i programmi torrent. Programmi torrent già voleva dire file torrent o programmi di gestione dei file torrent. Le chat, i social network e i siti con web room fa molto dark room, io non ho mai usato in vita mia, penso web room come... La parola d'ordine è diffidare, non cedere a lusinghe, a richieste di incontri o di immagini. Gli agguati sono dietro l'angolo, dal pedofilo, di nuovo, all'usurpatore di immagine e di identità. L'usurpatore di immagine non ho ancora capito cos'è, sinceramente. L'usurpatore di identità probabilmente si riferisce al furto di identità, però magari si poteva dire in maniera un po' più. Vedete che taglio ha questo articolo? Badate, ne avevo una marea tra cui scegliere. Ho scelto quelli un po' più, ma ce ne sono tanti. Non fa un buon servizio, secondo me, chi descrive un clima e nozioni tecniche. Fa terrorismo.
Gli errori più comuni in quasi, vi dicevo, 100 articoli che ho valutato sono: primo errore clamoroso, sempre sul termine hacker. Viene dimenticata la sua origine nobile, viene spesso confuso con criminale informatico, spesso si manca di attenzione alle competenze necessarie per essere hacker. Oggi tutti sono hacker. Ho trovato titoli: gli hacker americani hanno iniziato a rubare le fotografie dai cellulari dei VIP. Gli hacker mandano una mail di protesta a qui. E gli hacker rivelano qua. Cioè, oggi non si guarda più al fatto che i veri hacker nei tempi nostri sono persone che stanno cambiando il volto dell'informatica, che sviluppano progetti, che programmano, che fanno vera attività di dissidenza digitale, di resistenza elettronica. No, adesso c'è questa diffusione. Piace molto adesso il termine hacker, sempre con una connotazione tendenzialmente negativa. Fate una prova da giornalisti e se viene una cosa bella vi cito anche in una mia prossima conferenza, non che vi interessi tanto, però cercatemi gli articoli, fate un approccio al contrario, trovatemi articoli sui quotidiani nazionali che diano una connotazione positiva di un hacker. Hacker salva un bambino mentre sta annegando in un fiume, hacker ruba da un conto corrente per dare a un ospizio che stavano per chiudere. Cercate le azioni positive degli hacker, descritte con una connotazione positiva. Io non ne ho trovate praticamente, ho fatto una ricerca abbastanza accurata. Per quale motivo? Perché il termine hacker serve, piace a molti giornalisti per far paura al lettore, per dare quella connotazione criminale che non ha niente a che fare con la sua storia. Lo stesso avviene con le azioni di Anonymous, non solo di Anonymous, che proprio perché si chiama Anonymous spesso è molto difficile individuare chi ci sia veramente dietro, ma mo sono tutti Anonymous, mo sono tutti ex esponenti di Anonymous, mo anche per, che ne so, l'hacking del sito web di Gabriella Carlucci è opera di una frangia di Anonymous anti Gabriella Carlucci. Cioè, notate, non so se notate anche questa cosa qui, questo perché il termine hacker ormai viene utilizzato in questo modo. Voi non fatelo, cioè ogni volta, fate un po' come me, ogni volta che state per utilizzarlo riflettete un attimo se potete usarlo o se potete usare tranquillamente un sinonimo. Sinonimo può essere criminale, criminale informatico se è un criminale non è un hacker, può essere esperto di informatica, può essere un consulente, ma hacker deve avere una determinate caratteristiche che sono importanti e che devono darle una connotazione positiva tendenzialmente, okay? Ho trovato grandissima confusione sull'idea di copyright e diritto d'autore, in particolare quando si parla di licenze open source, Creative Commons. L'idea di diritto d'autore è diversa da quella di copyright. Addirittura molto spesso viene usato copyright quando ci si riferisce al quadro giuridico italiano, che il quadro giuridico italiano si chiama invece diritto d'autore. Il copyright, il sistema di copyright americano, è fondamentalmente diverso dal diritto d'autore, della legge sul diritto d'autore. Si crede che tutte le licenze open source di software libero, Creative Commons, siano una cosa diversa dal diritto d'autore. E allora si parla di no copyright o simili, quando sapete che le licenze del software libero e Creative Commons si basano, sono sotto l'ombrello del diritto d'autore, cioè sono una migliore specificazione della legge sul diritto d'autore. Okay? Quindi questo è un altro tema che ho trovato dove da giurista ho notato che si fa confusione. Facebook, Twitter e i social network hanno reso tutti pazzi di queste cose, anche chi non li sa utilizzare, e tutti si cimentano su questi temi e sono sorti espressioni come il popolo della rete, il sentimento della rete, Twitter ha detto, Twitter ha fatto, Twitter ha inviato, Twitter ha messo in discussione la fiducia, Twitter ha costretto un parlamentare a dimettersi, Twitter ha rivelato un segreto. C'è chi dice: sul mio social ho scritto questo, sul mio social ho detto questo. Sono cose che per chi conosce un po' la tecnologia danno un po' fastidio, cioè non sono, insomma, devono far riflettere. Manca un quarto d'ora, io vorrei fare una cosa con voi che adesso vi spiego, vediamo un po'. Allora, è successo un fatto in questi giorni, no? Il fatto è di un attacco alla mailbox di una onorevole del Movimento 5 Stelle
che ha portato a rivelare quasi 3.000 mail di corrispondenza di un privato cittadino, messe su internet in un file che era quasi 3 giga, 2 giga e 7. È un file vero, è veramente un file dove c'è un dump, cioè un'immagine di una casella di posta privata non istituzionale di questo soggetto con tutte le sue mail in entrata e in uscita. Voi giornalisti che vi occupate di tecnologia sapete che oggi il valore aggiunto di chi scrive di tecnologia è il commento, è l'impressione, è il ragionamento, non è tanto la notizia oggi dopo che è uscita. Allora, visto che io scrivo anche di tecnologia, ho un blog sul Fatto Quotidiano dove commento cose, facciamo finta che si debba scrivere un articolo adesso insieme, tanto in un quarto d'ora ce la facciamo, lo scrivo io, su questo argomento. I fatti li sappiamo più o meno. Io di solito quando scrivo articoli li scrivo, sarà un po' il mio il vezzo accademico, la mia origine accademica, di solito seguo questi quattro step. Faccio una struttura e mi imposto dei punti di partenza saldi, attenzione all'uso dei termini, un approccio diffidente, un'equidistanza tra i vari aspetti, faccio una bozza, verifico le fonti e lo rileggo. Il punto 4 è altrettanto importante del punto 3, del punto 2, del punto 1. Questo io ce l'ho dall'ambiente accademico, dove quando facciamo le revisioni degli articoli, la rilettura dell'articolo, a volte tu impieghi un mese a scrivere un articolo e un altro mese per la rilettura, il controllo e la verifica. Cosa che oggi i tempi, non è vero che i tempi tecnologici non lo consentono, perché ciò vuol dire che se per fare un articolo ci mettete 15 minuti, vuol dire che altri 15 minuti li dovete dedicare per migliorare la qualità del vostro articolo soltanto alla rilettura e alla sistemazione, cosa che nessuno fa. Molto spesso quando mettete il punto nell'ultima battuta lo mandate via. Però noi che abbiamo l'occhio un po' allenato notiamo la differenza. Allora, prima mi ha chiamato il mio giornale, il Fatto Quotidiano, facciamo finta, e mi dice: Ziccardi, al volo 5.000 caratteri su questa vicenda della grillina hackerata. Allora, a me le cose che interessano sono, io ovviamente nel mio articolo avrò un approccio personale, molto, però ve lo descrivo. Allora, vi ho detto, prima fase io metto giù la struttura del mio articolo. Allora, intanto a me interessano, uno, i reati che sono stati commessi. Due, mi interessa il rapporto con Anonymous. Tre, mi interessa se un'operazione di questo tipo sia giustificabile o meno. Quattro, mi interessa l'aspetto tecnologico. Perché dall'aspetto tecnologico, io scrivo senza, non sto a correggere gli errori che facciamo prima, l'aspetto tecnologico mi permette di ricavare dal caso di specie riflessioni globali, cioè utili per il lettore. Allora, io come giurista noto che la parte più interessante di questo fatto è che sono stati commessi dei reati, cioè che un comportamento che può sembrare divertente, divertente non è. Io come giurista e come appassionato di hacking o altro, il pensiero che un gruppo entri nella mia casella di posta elettronica, renda pubblica tutta la mia corrispondenza, 4.000 mail, che la possono vedere tutti, che come è resa pubblica non è più recuperabile da internet, perché l'esperienza mi insegna che una volta che qualcosa è su internet non si recupera più, quindi tutta la mia vita privata di 3 anni sarà per sempre in internet. Che era la mia posta personale, che l'unica mia colpa, tra virgolette in quel caso, è di essere stata eletta in una determinata fazione politica, non riesce come primo approccio, nonostante io cerchi, ragionando ad alta voce con voi, di comparare il movente politico di una cosa di questo tipo. Io, figuratevi, ho scritto un libro di 400 pagine sulla dissidenza elettronica e la resistenza elettronica nel mondo, di certo non dovete venire a dire a me che sono conservatore, però noto che il peso è sproporzionato, in più, cioè è verso i reati e non verso la giustificazione. In più noto che c'è subito dopo un tentativo di estorsione, cioè viene detto: se non rendi pubblico, non rendete pubblici i conti di Casaleggio e del partito,
Ogni settimana riveleremo ogni singola altra casella di posta elettronica di cui siamo in possesso. E visto che la prima era reale, anche la seconda e la terza probabilmente ci sono. Allora, se io dovessi scrivere un articolo per il mio giornale, come inizierei? Inizierei con magari anche la parola preoccupazione. Grande preoccupazione desta in me il recente episodio relativo. Ecco, come lo chiamiamo? Si va a vedere il codice penale, si chiama accesso abusivo al sistema informatico e violazione di corrispondenza di un terzo. Relativo all'accesso abusivo al server di mail. Dopo vi ho detto che l'italiano lo sistemiamo al server di mail. E la violazione della segretezza della corrispondenza, perché è il reato vero della deputata, il nome lo becchiamo dopo, tanto vi ho detto, dopo si... Grande preoccupazione, perché mi ha destato preoccupazione? Mi ha destato preoccupazione perché c'è la violazione della privacy di un cittadino e che quindi può capitare... a tutti noi. C'è un metodo criminale di azione che si chiama estorsione, viene rovinata una persona nella sua privacy, si pensi a conversazioni intime, non c'è stata selezione delle mail politiche dalle mail personali, era un account privato. Vedete, mi metto giù tutti i punti che secondo me poi fanno. Quindi questa cosa è una cosa preoccupante. Quindi in un articolo di commento io direi: attenzione, c'è poco da ridere per un caso come questo. C'è poco da sorridere dicendo è uno scherzo. Insomma, mettetevi nei panni di una persona che vede. Però poi questa cosa mi dà un altro spunto, e cioè che tutti noi stiamo mettendo la nostra vita online, ok? Cioè era impensabile fino a qualche anno fa che 2 anni di corrispondenza o 3 fossero memorizzati in qualche luogo. Ciò secondo me porta a un discorso sulle vulnerabilità, cioè siamo vulnerabili perché la nostra vita intima, la nostra parte più intima della vita, si è spostata online e la corrispondenza, me lo annoto, è da sempre considerata la parte più intima, come le telefonate. Vedete che sta prendendo forma la cosa? Quindi il mio approccio in un caso di questo tipo inizierà, perché io sono un giurista, a far capire che quello che è successo è un fatto grave. Non indicherò nel dettaglio i reati, l'estorsione, perché diventa noioso. Dedicherò invece un po' di tempo a metterlo in rapporto con hacker e hacking. Però io qui avrò un approccio differente. Spiegherò che non c'entra niente il movimento degli hacker e dell'hacking su un tema di questo tipo. Che anche se l'azione è stata rivendicata da sedicenti hacker, sono in realtà dei criminali che puntano a un'estorsione di determinate persone per ottenere dei fini politici. Hacker e hacking, spiegherò che cos'è, metterò lontano da simili comportamenti. Un'altra cosa, scriverò che non si può neppure paragonare a WikiLeaks, cosa che invece è venuta fuori, cioè sembra che già si parla del Grillo Leaks e la rivelazione della corrispondenza. E magari spiego che WikiLeaks aveva fini diversi, erano documenti pubblici ed era un movimento politico di altro tipo. Qui si parla di dati privati e quindi descriverei quello che è successo, gli aspetti, non tanto gli aspetti tecnici, gli aspetti giuridici, il rapporto con hacker e hacking, dicendo che è un mondo differente,
Il fatto che la cultura dell'hacking si allontana dai simili comportamenti, il fatto che non si possa neppure paragonare a Wikileaks. Magari il fatto che sia giustificabile o meno, se ad esempio pubblico il mio articolo sul blog del Fatto Quotidiano, sapete che alcuni temi è meglio non alimentare, già i commenti ai blog sono abbastanza vivaci, magari non, decido di rimanere abbastanza equidistante, cioè di non dire che già avendo descritto il comportamento criminale, secondo me non è giustificabile un comportamento di questo tipo per minacciare cambiamenti politici, però magari evito. In un articolo di questo tipo c'è una descrizione corretta, con alcune considerazioni, forse un po' fredda, di sicuro non vi entusiasma. Non scrivo sfondata la mail della grillina a cadenza temporale, come un serial killer che minaccia, diciamo, di uccidere, verranno rilasciate le altre. No, perché alimentereste ancora di più il senso di tensione. Io vorrei fare, ad esempio, io farei una pacata riflessione sul fatto che questi comportamenti non hanno nulla a che fare col mondo dell'hacking, con la sua tradizione, col suo modo di comportarsi. Magari alla fine aggiungerei una cosa sulla facilità di effettuare certe operazioni, cioè sul fatto che probabilmente queste informazioni sono state recuperate per degli errori nel server, nello strumento informatico e altro, cioè fare capire che non è che ci vogliano dei geni o persone estremamente competenti per fare certe cose. L'invito che vi faccio è, adesso questo lo chiudiamo perché non ho tempo di scrivere l'articolo completamente, magari nei prossimi giorni lo scrivo e lo pubblico. Provate d'ora in avanti a scrivere articoli di tecnologia seguendo un po' queste indicazioni. Provate a fare i vostri prossimi 4-5 articoli, provate a farli senza il termine hacker. Perché se li fate senza il termine hacker, poi quando lo userete giustificato. Tanto lo so che fa figo scrivere hacker, l'hacker è entrato, l'hacker, però provate a usare altri termini e provate a tenere dei toni pacati, provate a essere estremamente diffidenti a verificare le fonti e soprattutto dedicate altrettanto tempo anche al giornalismo tecnico, alla rilettura. Questi sono modesti suggerimenti che secondo me potrebbero migliorare molto la qualità dello scrivere di tecnologia, evitare un'enfasi inutile, evitare del terrorismo inutile e superare quegli errori che vi dicevo ho visto nel centinaio di articoli che nelle settimane scorse ho vagliato per questo incontro. Ok? Vi ringrazio, se c'è qualche domanda, con piacere. Prego. Grazie. Aspetti che arriva un microfono, mi sa. Che registrano anche le domande. Grazie. Niente, ripeto, complimenti comunque per l'intervento, è veramente molto interessante. Ma più che altro per quanto riguarda l'utilizzo improprio del termine hacker da parte di tanti giornalisti, è dovuto anche al fatto che le informazioni tante volte non vengono neanche prese in modo corretto. Quindi, se pensiamo ad esempio a tutti i cappelli che sono stati attribuiti agli hacker. Black hat, white hat, grey hat e così via. Tante volte, ad esempio, legare il termine black hat, hacker, black hat fa capire che comunque le intenzioni dell'hacker, quindi una persona comunque competente, le intenzioni siano quelle criminali. Ed è qui che sicuramente fa più figo utilizzare il termine hacker, ed è bello e sicuramente fa molto effetto, però d'altro canto si mettono anche, diciamo, dalla loro parte, cercano di, come dire, mantenere un certo equilibrio perché comunque sono salvi dal fatto che hanno utilizzato il termine hacker legato al black hat. Però se lei Ecco. parla con dei veri hacker, sono loro i primi a dire che il termine criminale informatico si può utilizzare Sì, no, tranquillamente. guardi. Cioè sono loro stessi a dire quelli sono dei criminali, non sono degli Esatto, hacker. Cioè. esatto. No, io mi sto mettendo un attimino, io mi occupo di sicurezza informatica, quindi capisco Sì. bene quello che vuole dire. Però mettendomi un attimino dalla parte del giornalista, nel momento in cui utilizza il termine hacker, magari si sta riferendo al black hat. E siccome si va a cercare la definizione su Wikipedia e trova che l'hacker black hat è quell'hacker che compie degli atti criminali, quindi è un criminale di per sé, allora trova bene utilizzare quel termine. Sì. Quindi, cioè, era una piccola precisazione la No, mia, no, è ecco, vero, niente no, ma di che. sono d'accordo con lei. Il problema è che molto spesso dà molta più enfasi all'articolo, solo che per noi che ci occupiamo un po' anche a Esattamente. livello accademico di queste cose,
sono ogni volta una coltellata leggere queste cose. Ci mancherà, che ne so, hacker interviene in diretta al programma di Barbara D'Urso, poi dopo abbiamo fatto, cioè abbiamo completato. Succederà sicuramente prima o poi. Qualche altra domanda? No, bene. Ah, prego, prego. Sì, ma scherza. Sì, mi associo anch'io, sono stato lieto, ho apprezzato il suo intervento. Grazie. Al tempo stesso però mi sento un po' perplesso, perché lì i consigli, insomma i richiami che lei ha fatto al mondo del giornalismo, cioè non essere terroristi, non essere superficiali, approfondire le cose, non essere in pratica sensazionalisti, non cavalcare stilemi, modaioli, superficiali, manieristi. Insomma, in questo sarebbe, io purtroppo non ho potuto sentire tutto, ma quello che ho sentito ho sintetizzato adesso in questi pochi. Sì, è corretto. No? Ecco, e, ahimè, è come una fitta al cuore mi viene, perché è esattamente il contrario di ciò che il giornalismo che io conosco, che fa tutti quegli errori e li continua a fare in modo sempre quasi crescente. Allora sento quasi uno iato enorme tra lei e il mondo reale con cui io da lettore. Sa perché? Perché il mio intervento era sul giornalismo tecnico o informatico, e io ho iniziato a comprare le riviste di informatica, la prima era MC Microcomputer, già 20-25 anni fa, e allora il giornalista tecnico aveva uno stile che era, cioè, parlare di computer, di tecnologie, ma anche parlare di Apple. Oggi Apple è diventata di moda, ma i primi utilizzatori di Apple di 20 anni fa, che si riconoscevano negli aeroporti, era una piccola famiglia, avevano un approccio alla descrizione delle tecnologie molto specifico e molto curato. Oggi c'è stato il passaggio dal giornalismo tecnico, che era riservato a riviste specifiche, a, come dicevo prima, almeno le prime 5 pagine di ogni quotidiano. Nelle prime 5 pagine di ogni quotidiano oggi c'è un riferimento alla tecnologia o un articolo che riguarda la tecnologia. Cioè la tecnologia è entrata nella società ed è entrata anche nel giornalismo. E quindi, come dice lei, probabilmente assorbe gli stessi difetti del sensazionalismo che viene fatto dal cronista di politica, da chi si occupa di costume, da chi si occupa di gossip. Però la tecnologia non è gossip. La tecnologia, essendo importante nella nostra società, rischia veramente di creare falsi miti, cattiva interpretazione da parte del cittadino, mancata consapevolezza reale dei veri rischi. Alla fine nessuno dice mai che per i rischi informatici oggi la parte più vulnerabile è il fattore umano. Piace molto di più dire l'hacker che è entrato nel computer, ma poi si vanno a vedere le statistiche, il primo caso di frode o di truffa informatica è in realtà basata sull'ingenuità della persona, sul fattore umano. Però il fattore umano non è bello da descrivere, perché il fattore umano c'era anche quando c'erano le truffe di Arsenio Lupin di 200, di 100 anni fa. Fa bello parlare della truffa elettronica o informatica. E questo, che noi che siamo appassionati, noi amiamo la tecnologia, e questo lo notiamo. Per quello che le dicevo prima, è un colpo al cuore, perché mai che si parli bene della tecnologia, mai. Vabbè che in Italia ci sono anche i motivi, sapete che non abbiamo un'agenda digitale, non abbiamo una rete unitaria della pubblica amministrazione, non c'è un piano organico per lo sviluppo della tecnologia in Italia, però ogni tanto parlarne bene anche e non enfatizzare sempre il lato oscuro della tecnologia, che capisco che è quello più interessante, però non è neanche molto spesso quello più corretto. Mi sembro l'avvocato difensore della tecnologia, no? Prego. No, io concordo quasi totalmente, soprattutto sull'osservazione che tutta il giornalismo e la comunicazione attuale che ha cambiato stile. Una volta venivano da altro tipo di studi, e quindi erano molto più abituati alla precisione tecnica, e adesso molto più abituati, venendo dagli studi di scienza della comunicazione, all'effetto comunicazione. Lo si vede dal gelato buttato sotto la faccia dell'intervistato, alla famosa frase "perché non mi risponde, cosa da nascondere" e così via, che è un grosso problema per i giornalisti, perché ovviamente questo è un giornalismo aggressivo che rischia di diventare inconsapevolmente spettacolo invece che informazione, no? Se non do neanche il tempo all'intervistato di rispondere, perché solo il fatto che ci pensi un attimo è già, vuol dire già che ha qualcosa da nascondere.
quindi lo dico perché i giovani giornalisti presenti dovrebbero fare questa riflessione molto importante, e se no diventano appunto come i talk show, che sono molto più spettacolo che informazione, poi chiedono la protezione della legge sulla stampa. Sul tema della tecnologia noi abbiamo due aspetti, secondo me. Uno, che la popolazione giovane vede molto più la tecnologia che quanto c'è di comune fra la realtà reale e quella virtuale. Quindi tende a utilizzare la tecnologia come una dimensione a sé stante. Per esempio il concetto, il voto deve essere trasparente. Poi uno spiega che il diritto di voto è un elemento di libertà, perché consente di evitare appunto alle minoranze ricattabili di non poter esprimere liberamente la loro opinione, ma la tendenza di chi usa la rete è sempre l'opposto, la trasparenza, la immediata visibilità di tutto. La terza cosa, che anche qui poi, perché il criminale informatico è un errore in sé, il criminale è un criminale che usa il sistema informatico, appunto, o usi il clonaggio della carta di credito attraverso l'impronta che una volta veniva fatto. Può essere però vero che l'hacker è anche uno che usa l'informatica per commettere crimini, credo. Cioè l'hacker non è soltanto uno che si limita a svolgere un'attività di introduzione nei sistemi informatici. Dipende anche molto qual è la finalità per cui opera. Quindi c'è un concetto di hacker che riguarda un determinato tipo di attività, ma poi lo posso qualificare. Questo solo per... mi sembra, però posso sbagliare e vorrei una risposta. No, io non sono d'accordo, nel senso che l'hacker, per come lo intendo io e per come lo intendono molti, cioè ci sono, lei ha ragione, ci sono tre zone, anche giuridiche in un certo senso: la zona bianca, la zona grigia e la zona nera. La zona nera è quella dei criminali, e lì ha ragione lei, un criminale è un criminale. Noi li chiamiamo, noi giuristi, criminali informatici, perché in Italia c'è una legge che è la legge sulla criminalità informatica, quindi si fa prima dire i criminali informatici, però, e sono nel nero. Gli hacker sono nel bianco, cioè ogni attività che fanno non ha fini criminali, ha fini di scoperta, di rivelazione, di curiosità. C'è una zona grigia abbastanza problematica, che è dove gli hacker, cioè chi non commette crimini, si spinge, e che è al confine molto spesso col crimine. Però non è l'entrare in un sistema per rubare la mail di un deputato, è magari l'entrare in un sistema governativo per rivelare un piano, che ne so, di controllo dei giornalisti dissidenti in quel determinato paese. Cioè, secondo me la distinzione è sempre un fine positivo o etico nelle attività, e in quel caso si ritiene che il mezzo, lo strumento, permetta, che valga la pena entrare in quella zona grigia e quindi violare, rischiare di violare la legge, se il fine è buono. Però da qui escludiamo furto di denaro, truffe, estorsioni, tutte attività che invece sono chiaramente attività criminali. Ha ragione lei, cioè l'associare il termine hacker a criminale informatico è diventato molto di moda negli ultimi anni, perché spesso non si guarda questa zona grigia, dove anche un atto criminale o di opposizione può avere una motivazione etica, ma si guarda al nero, cioè... Capito, però il problema è che se io introduco il concetto di fine per definire ciò che è reato e ciò che non è reato, introduco un criterio di valore che è del tutto diverso dalla tipizzazione del reato. Sì, io esatto, faccio un reato, è una sorta di etica. Sono un criminale buono, ma anche Robin Hood era un criminale buono. È una sorta di etica però, nei comportamenti. Però l'hacker, molti hacker, si distinguono dal puro criminale informatico proprio perché operano in questa zona grigia. Sì. E molto facilmente poi entrano nella zona nera. Come molti hacker dalla zona nera o dalla zona grigia passano alla... sono noti casi, passano all'altra zona. Ok, penso che ci sia una relazione, un intervento dopo, lasciamo spazio. Comunque mi trovate sia in internet sia su Twitter senza problemi, se volete continuare il dialogo sono molto disponibile. Ok?